Il volo ospite a Verissimo. Oggi pomeriggio alle 15, orario nuovo per via dell'assenza del pomeridiano di Amici 18, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra i vari ospiti del salotto di Silvia Toffanin ci saranno anche i tre tenori del volo. Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno deciso di confessarsi in occasione del decennale della loro carriera artistica. I ragazzi hanno parlato del recente terzo posto al Festival di Sanremo e alla vittoria maturata 4 anni fa. La posizione di quest'anno ha causato numerose critiche, soprattutto da parte dei giornalisti presenti al Teatro Ariston. Il volo e le critiche ricevute a Sanremo 2019, le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere. Quello che non tolleriamo sono le offese. Se a qualcuno non piace il nostro genere musicale non è obbligato ad ascoltarlo, ma a rispettare quello che facciamo sì. Degli incompetenti non si possono permettere, con il loro atteggiamento, di offendere tutta la categoria dei giornalisti. Ha dichiarato Piero. Spoiler Verissimo, i tre ragazzi del volo parlano della loro vita sentimentale. Nel corso della loro lunga intervista a Verissimo, i tre tenori che si sono formati a Ti lascio una canzone, il talent show condotta da Antonella Clerici, hanno parlato anche di gossip e della loro vita sentimentale. L'unico ragazzo che ha occupato il suo cuore è Gianluca Ginoble, che nel salotto di Silvia Toffanin ha confessato questo. Ho una ragazza, italianissima, abruzzese, che devo dire ti somiglia Silvia. È bello poter cantare per qualcuno. Mentre gli altri due colleghi, ovvero Ignazio Boschetto e Piero Barone, sono ancora single. Fino a qualche tempo fa quest'ultimo ha avuto una storia sentimentale con Valentina Allegri, la figlia di Massimiliano, allenatore della Juventus. Naturalmente i tre giovani parleranno anche del successo che in questi 10 anni hanno ottenuto in giro per tutto il mondo.